però c'è un posto dove accade un qualcosa di assolutamente inspiegabile, forse il posto più famoso in assoluto. Sì. C'è una tomba, una lapide, che come la maggior parte delle lapidi è una rappresentazione del defunto, dove si vede una donna, il suo nome è Christine Caroline Walter, che è morta nel 1867 a causa della tubercolosi. Dal giorno, ascoltatevi bene quello che vi dico, ascoltatevi tutti. Dal giorno in cui è stata sepolta, ogni mattina la gente trova un fiore fresco appoggiato sotto al suo braccio. Ok. Quindi sono, è da oltre 155 anni che ogni giorno trovano questo fiore fresco. Molti conto? Dicevano che fosse il suo, chiamiamolo ragazzo, ok? Sì. Ok, ah, sì. Esatto. Che da quando lei è mancata ha iniziato a portargli i fiori e ha lasciato detto a tutte le generazioni future che sarebbero venute che avrebbero dovuto fare questa cosa. Il fatto è che il custode di questo cimitero ha detto di non aver, chiudendo i cancelli, cioè di non aver visto nessuno. Mai visto nessuno posare un fiore su quella tomba. Esatto, quindi questa cosa rimane un mistero. Quindi io adesso la prima cosa che voglio fare è cercarla e vedere innanzitutto se c'è il fiore. Assolutamente sì. Raga, abbiamo attraversato il cimitero. Eh sì, perché sì, dobbiamo trovarla. E qua. Lì? E qua. Dove? Ah, porca vacca. Eccola. Ragazze, non ci credo. Ragazze. Hai visto? Ed è, raga, vorrei farvi notare che è l'unica tomba, esatto, con il fiore. Esatto. Raga, è fresco. Sì, è fresco. È ghiacciato. È ghiacciato, sì. È ghiacciato. Gli hanno messo anche una corona in testa. Io non ci. Allora, io hai non visto? Posso crederci. Hai visto? Te l'ho detto. Allora. È l'unica tomba col fiore, oltretutto. È l'unica tomba col fiore. Io adesso voglio chiedere una cosa, un po' fuori di testa. Sì. Ditemi voi se è una cavolata. Sì. Io ti sto prendo a prendere. Sì. Sì. Faccio due domande. Sì. Sì. E dato che qua davanti non c'è niente. No. Se non un bell'albero. Sì. Secondo voi lasciare una fotocamera? Lo sapevo, perché non hai detto fatto albero. Sì, la mettiamo. Sì, la mettiamo. Però aspetta, non in quell'albero lì. No, non in quello. Io no, lo metto qua. Lì. Questo lì. Qua che più nascondo. Lì. No, ma io se nascondere bene le fotocamere. Mettiamo lì alla base. Non si vede, non fa luce, non fa rumore. Però prenderà fino a qua. Poi. Se non ma scherzi. No, no, ma prende di brutto. Prende fino a qua. Ma sì, ma io lo usavo nei boschi per fotografare gli animali. Li beccavo 50 metri. Quanto saranno? 10 metri qua? 10 metri. Ma dove voglia? Se dice che lo prende. Lo prende, poi lo prende. Sì, è infrarossi. È infrarossi, certo. Accendi il REM. Però raga. Vi rendete usiamola però come fototrappola, Come fototrappola? Non come videocamera, No, perché se si scarica tanto freddo. Se no, cioè, è presente. Invece lì, quando vede un movimento stativo, fa un filmato di 30-40 secondi. Picchia, se sgamiamo. Ma che fatto sgamiamo una persona in carne ed ossa che porta il fiore? Vabbè, ok, però abbiamo scoperto il mistero. Abbiamo scoperto il mistero. Quello io voglio. Voglio capire quello. Perché nessuno sa chi sia. No, però nessuno. Vedi che c'è. O lo vogliono tenere nascosto, ma noi dobbiamo scoprirlo. Vedi che c'è. Te l'ho detto. È incredibile. Caroline. Christine Caroline. Pazzesco. Sei qui? Ascoltare. Ok. Morta di tubercolosi. Noi siamo noi sappiamo la tua storia per quello che abbiamo potuto leggere su internet e ovviamente siamo qui con molto rispetto, non vogliamo mancare assolutamente di rispetto a nessuno. E abbiamo noi siamo raccontato. Degli indagatori del mistero. E te lo dico con molta sincerità, noi siamo affascinati da tutti i misteri e da tutte le leggende che hanno a che fare con il mondo dell'aldilà. Ed è per questo che siamo molto curiosi della tua storia, più che altro di quello che accade qui, praticamente tutte le notti, da oltre 155 anni, cioè è una cosa per noi pazzesca, ok? È assurdo pensare che per 55 anni di fila
qualcuno venga qui tutte le notti a mettere un fiore sulla tua lapide. È incredibile. E ci sono un sacco di persone che hanno questo, come si dice, che conoscono questo mistero. Esatto. E forse non so. Chi ti porta il fiore? Una domanda da $1,000,000. Proposito. Di proposito, sì. Un proposito. Il guardiano di questo cimitero dice di non essere, di non aver mai visto nessuno entrare qua di notte. Esatto. Istante. In un istante. In un istante. Ok, ma mi stai dicendo che è un fantasma che te lo porta? O è una persona viva? Riportare. Porca miseria, riportare. Riportare. Queste storie qua possono essere molto potenti. Vi ricordate al sanatorio in Croazia? Due persone che si amavano, lei è morta di tubercolosi. Sì, è vero, sì. È vero. Non me lo vuoi dire chi te lo porta? Vuoi mantenere il segreto? Continuare. Continuare. Ah, vuole che continui. Continui a fare, sì, a fare questo proposito. Questo magari proposito. Ha paura. Capito? Una volta che lo dice. Sì, ho capito. Non, ci sta che può anche non fidarsi di noi. Certo, chiaro. Il nostro intento non è saperlo per impedirglielo, no. Questa cosa. No. Assolutamente. No. La nostra è, vedila proprio come pura curiosità, anche perché siamo affascinati dal capire se è una persona in carne ed ossa o se è un qualcosa di non visibile per noi che ti porta al fiore. Solo questo. Poi saremo noi i primi a portarteli. Idea. Vuoi che attuiamo la mia idea? Ho pensato la magari stessa cosa. Ti vuole far capire. Io non ti dico chi è, ma se vuoi segui scoprirlo puoi farlo, hai capito? Posso? Beh, sicuramente con se la mi dà il permesso lo faccio. Con la nostra idea posso? No, non è un impedimento. No, non è un impedimento, non puoi impedire. Esatto, non, perché non cioè, saremmo qua. Tuteli questa cosa comunque sia. È un giovanotte. Giovanotte, porca vacca. Porca vacca, dai. Non possiamo impedirlo. No. Perché anche se lo filmiamo è già successo. È già successo, esatto, quindi non saremo qua mentre succede. No, noi domani mattina quando verremo a riprendere la telecamera, esatto, magari te l'ha già portato. E poi torneremo al nostro paese. Esatto. Quindi è solo per capire questo affascinante mistero. Che cosa c'è dietro? Tutto. Tutto nel senso che tutto ammissibile? Esatto. Oppure gli abbiamo chiesto se è d'accordo e tutto come sì su tutto. Secondo me, se lei non voleva che noi facessimo questo esperimento, ci avrebbe probabilmente subito, uguale. Manco comunicava con e noi. E allora facciamolo. Facciamolo, raga. Mettiamolo dai. Contro la parola. Sì, dai. Mettiamolo lì. Prende poi fino là? Sì. Sicuro? Sì, mi sono portato la paviglia. Sicuro anche il passaggio delle persone? Sì, a meno che non vola. E se vola? E se vola c'è qualcosa che non va, perché se il fiore... No, tienilo poi molto basso. Sì, sì, aspetta, tanto adesso ti faccio vedere il... Ci sono i rami, raga. Sì, sì, tanto adesso lo vediamo in tempo reale. Prima di stringerla bene, di chiuderla la vedo, vedi? Ok, toglimi la luce davanti, così parte di R. Ok, vai a farmi luce là. Io vedo perfettamente poi. Ok, e allora se passa qualcosa la... No, ma a me e se passa qualcuno qua, se lei parte o no? Certo che parte. Se la fotocamera ti vede parte. Ok, boh, perfetto. La setto e la mando in modo... Vai, settala. Settala e si vola. E andiamocene. E ce ne andiamo.
se no ci chiudono dentro. No, no, infatti. L'ho accesa. Accesa, settata, sensore di movimento e tutto. Sensore di movimento, quindi da adesso in poi... Adesso ogni starà volta... partendo. Sì, sì, adesso starà registrando sicuro perché ci sta vedendo noi. Perché ci siamo noi. Perfetto, ogni andiamo. Volta che qualcosa andiamo, si muove... Andiamo, poi domani mattina veniamo, sì. La prendiamo e andiamo a vedere che cosa okay. Ha filmato. Gli hai 6 ore di filmati disponibili. Va bene, basta che non ce l'ha fotta nessuno. No, poi come fa? Non la vedi, dai. No, non si vede. Fa. No, non si vede. Ok, andiamoci. Andiamo. Ah, sono stragasato e curioso. Anch'io tantissimo, tantissimo. Allora, la resa dei conti è la seguente. Ci sono dei file. Quindi qualcosa... Quindi questa è già una cosa buona. Ha registrato, esatto. Continua a riprendere pertanto. Aspetta. Beh, un minuto e mezzo forse. Da quando parte. No, però 5 minuti sta registrando. 5 minuti? Sì. Per quello quindi sembra vuol come dire se qualcun che... altro fosse ripassato. Vuol dire che praticamente... Ah! Ha rilevato qualcos'altro. A qualcos'altro, esatto. Sì, perché sennò staccava. Chiaro? Sì. Quindi sta andando, è in play. Però per adesso io non vedo movimenti. Porca vacca, mi sembra. Madonna! Un cane. Un cane. Ok, che, quindi per quello che non ha staccato lo stop, perché ha visto qualcos'altro. Porca miseria, se va veloce. Aspetta, ma un cane da solo? No. Ecco. Ok. Ma continuano a staccare. Continuano a staccare. Che qua c'è un cambio di luce. Cambio di luce. Aspetta. E qua? Qua. Come mai secondo te? Allora, non è una luce artificiale. Perché abbiamo visto che era completamente al buio. Però palesemente c'è più luce. Però c'è più luce, sì. È come se qualcuno avesse acceso la torcia. Sì, non sdiaframma la... È passato qualcosa qua, è passato qualcosa qua. Cos'era? Cos'era? Ah, una cosa che l'ho scoperto utilizzandole è che il sensore di movimento è molto più ampio rispetto all'obiettivo. Ah, ok. Perché ti dà la possibilità che, ti faccio esempio, se l'obiettivo fosse questo, qualcosa passa da qua, ovviamente si deve attivare prima. Questo rimane un mistero. Sicuramente non abbiamo, non ho risolto il fatto di chi porta questo fiore. Una cosa sono quasi certo, non è come dicono che ogni giorno gli portano un fiore. Non è vero? Ma c'è qualcuno che gli porta. Sì, perché comunque era l'unica bara con l'unica tomba con il fiore. Nessuna tomba aveva i fiori. Però secondo me non è una questione di tutti i giorni. Allora, raga, noi. Ma vi rendete conto? Abbiamo finito di registrare il video di Simo che oggi, dopo aver lasciato la fototrappola davanti alla lapide di Christine Caroline. Siamo venuti a casa e abbiamo guardato le foto che Simo ha scattato durante il suo rituale delle foto con, sì. con una Polaroid, sì, esatto. Che poi in sostanza rituale abbiamo scattato in sì, punti scattato. Sì. Dove ci sentivamo di scattare, esatto. usando la Polaroid di Simo. Guardate il video di Simo così, sì, così capite bene tutto di cosa quanto. Sto parlando. Abbiamo guardato le Polaroid scattate durante il video di Simone. Sì. E raga, è allucinante perché, adesso ve la mettiamo in sovraimpressione, allucinante. Voi la vedrete perché ve la metto in sovraimpressione, sì. Però c'è la lapide e poi si è andata a creare questo fumo dove si vede palesemente un volto. Sembra un volto che guarda osserva la lapide. Esatto. Cioè, questa cosa è allucinante. A me sono venuti talmente tanti brividi a guardare questo scatto che ho detto, raga, io devo farlo vedere anche alla Pit Family perché è allucinante. Alla faccia del caso. Alla faccia del caso. Fateci sapere cosa ne pensate anche voi di questo scatto, se anche voi vedete il volto come abbiamo visto subito noi. E certo, molti potrebbero dire, è pareidolia. Sì, potrebbe essere pareidolia, ma... Ma qualcosa di strano c'è comunque. È proprio cioè, caso. Ho scattato in tutto il cimitero la pareidolia proprio davanti a quella lapide. Esatto. Ammazza, oh. Esatto, quindi è molto 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 strano. Fateci sapere cosa ne pensate. Sì.